Ecco a voi la seconda generazione della Toyota CHR. Non la posso ancora guidare, ma nell'attesa vi racconto tutto ciò che dovete sapere su di lei. E allora diamole uno sguardo da fuori a questa seconda generazione di Toyota CHR. Il frontale, l'avrete visto, assomiglia a quello che abbiamo già potuto vedere con la BZ4X e anche con la nuova Prius. Devo dire che la linea assomiglia molto a ciò che era il concept presentato un anno fa, particolarissime questa fiancata con questo motivo a freccia, in generale con linee molto taglienti e sfaccettate. Altra premiere di questa seconda generazione di CHR, le maniglie a scomparsa che si aprono in questo modo e poi si richiudono automaticamente. Continuo a scorrere lungo la fiancata per dirvi che, notizia un po' inusuale di questi tempi, la seconda generazione di CHR diminuisce nella lunghezza di 3 cm rispetto al precedente modello, arrivando a segnare quota 4,36 metri. Parte posteriore importante, con un lato B bello tornito, e in questa particolare colorazione vediamo che risaltano le luci a LED che tagliano tutto il portellone, creando un po' queste linee molto taglienti, un po' come si era visto anche sulla Yaris Cross. Particolare la denominazione del modello: qui dietro la plastica trasparente si illumina, protezioni in plastica rigida qui e anche sugli archi passaruota, e poi, già che sono in zona, vi faccio vedere uno dei modelli di cerchi. In questo caso sono da 19, ma si può arrivare anche a 20. E vado davanti e vi faccio vedere per ultima cosa l'integrazione che c'è stata per quanto riguarda i sensori e le telecamere, perché per esempio nella griglia qui in total black si vede che qui è stato integrato per esempio un bel sensore di parcheggio che non impatta in nessun modo sull'estetica della macchina, del frontale, e poi qui piccola la telecamera, che forse è quella che si vede di più, e il radar per i sistemi di sicurezza. La plancia è elaboratissima e lascia ampio spazio alla virtualità. Il quadro strumenti qui è da 12,3 pollici, anche se sulle versioni meno ricche è disponibile uno schermo da 7, e qui al centro c'è il touchscreen dell'infotainment, sempre da 12,3 pollici, molto generoso. È un sistema che abbiamo per esempio già visto sulla Corolla Cross, o comunque molto simile. I tecnici comunque non hanno dimenticato di utilizzare i tasti fisici. Il clima è rimasto fortunatamente con la sua bella plancetta fisica qui, con tasti molto semplici da manovrare, eccoli qua. E poi, ancora continuando sotto, piattaforma di ricarica wireless rivestita di fondo morbido e altri tasti belli generosi qua, compresa una presa USB. Qui altro fondo gommato per il portabicchieri, la zona della trasmissione, eccola qua, con la possibilità di cambiare le modalità di guida e inserire la modalità elettrica, e poi un altro vano abbastanza ampio con un'altra presa USB-C e una 12 volt, comunque anch'esso rivestito di fondo morbido per evitare di far sbattere gli oggetti. Dal punto di vista dei vani c'è qui anche una mensola, anch'essa rivestita di un fondo gommato, e in generale devo dire che tutte le plastiche, ad eccezione di qualche pezzo tipo qui, sono con rivestimento morbido. Particolare attenzione dei designer è stata riposta in questi profili di LED, che possono arrivare fino a consentire fino a 64 combinazioni di colore diverse, e c'è una modalità automatica che gestisce l'illuminazione e la tonalità di colore a seconda degli orari della giornata. Ultima cosa, ve la dico sul volante, anche qui mi sembra abbastanza affollato di tasti, ma poi magari è soltanto una questione di abitudine prenderci la mano, e questo oggetto qui, che è semplicemente nasconde una piccola telecamera che inquadra gli occhi di chi è al volante e rileva se ci sono distrazioni. Niente male nemmeno, belle devo dire le bocchette, ben fatte, con un design particolarmente elaborato. E poi qui possiamo ammirare un interno in pelle, ma posso dirvi che negli allestimenti inferiori, o comunque diversi da questo, c'è anche un tessuto completamente prodotto con bottiglie di plastica. Allora, provo a farvi
vedere l'abitabilità posteriore della seconda generazione di CHR. Allora, accessibilità intanto per i più alti non particolarmente facile, ma neanche così difficile, devono soltanto piegare un pochettino la testa perché qui l'arco della porta è abbastanza spiovente. Una volta dentro devo dire che la sensazione è quella che ci sia un po' più di spazio rispetto al modello precedente, soprattutto in altezza, devo dire che io che sono alto 1,80 non ho problemi, e nemmeno per le ginocchia, così sedere davanti è come guido io, quindi devo dire che lo spazio comunque c'è. Il pavimento non è bassissimo, ma devo dire in generale si sta comodi. Altre cose da notare: non ci sono le bocchette dell'area dedicate a chi siede dietro, ma c'è soltanto una presa USB-C che è illuminata. Dal punto di vista della vetratura vi posso dire che i finestrini posteriori non sono granché ampi, anche a occhio, e però c'è un grande tetto panoramico che probabilmente sarà di serie sulle versioni più accessoriate, più ricche, che è fisso, cioè non si può aprire, e non ha la copertura, non ha una tendina. Questo perché? Perché ha integra un paio di membrane che riescono a tenere fuori il calore nelle calde giornate estive, e contemporaneamente d'inverno riescono a mantenere la temperatura dell'abitacolo il più a lungo possibile. Ciò appunto ha consentito di fare a meno della tendina e di risparmiare qualche chilo sul piatto della bilancia. Diamo uno sguardo anche al bagagliaio della CHR, che si apre in questo caso in modo assistito. Allora, la Toyota non ha ancora rilasciato informazioni sulla cubatura, per cui vi descrivo solamente quello che vedo. Scalino qui un po' importante fra la soglia e il piano di carico. C'è un doppio fondo ma non utilizzabile, solamente per i kit di riparazione. Forme tutto sommato regolari. Qui c'è anche in questo caso il subwoofer dell'impianto audio premium JBL, e non è male nemmeno la dotazione per il carico con un paio di occhielli per le borse, uno qui e uno qui, e dei ganci, eccoli qua, in metallo agli angoli del vano. A spingere la nuova Toyota CHR possono esserci il classico sistema ibrido full oppure un plug-in, che è questo che vedete nell'immagine. Della prima famiglia, cioè gli ibridi full, fanno parte il 1008 da 140 cavalli, lo stesso della famiglia Corolla, e il 2000 da 198. Per la prima volta quest'ultimo, più potente, è disponibile pure con un motore elettrico sistemato sulle ruote posteriori. Eccolo qua, fra le ruote posteriori, che realizza di fatto una trazione integrale e che fornisce una maggior dose di coppia in fase di spunto. L'ibrido full lavora secondo le regole della quinta generazione, appunto, dell'ibrido Toyota, che è quello che abbiamo già visto per esempio sulla Corolla Cross. C'è poi un'ulteriore motorizzazione, che è questa qui, e che è la plug-in. Ha un 2000 per una potenza complessiva di 223 cavalli e un'autonomia media in elettrico da 66 km grazie alla batteria che vedete qua, eccola qua, da 13,8 kWh. Non solo, questa versione è dotata di un nuovo sistema di geofencing. Cosa significa? Che se la batteria carica sufficiente c'è impostata una destinazione sul navigatore, ecco che la macchina switcha automaticamente in modalità totalmente elettrica quando entrate in una zona cittadina o che gli inglesi chiamano low emission zone. I tecnici hanno rivisto le sospensioni, gli angoli caratteristici, sia davanti sia dietro. Dietro sono qui sulla FEV e le sospensioni sono sempre, eccole qua, multilink a 3,5 leve. In questo caso, sulla plug-in, gli ammortizzatori sono a controllo elettronico per controllare l'aggravio di peso portato dalla batteria. Lo sviluppo è stato condotto anche al Nürburgring i tecnici si sono concentrati anche sulla riduzione della rumorosità. Qui per esempio vedete il materiale fonoassorbente sistemato qui alla base del parabrezza, e poi sulla leggerezza. Questi che vedete qui in rosso, questi pezzi qua del telaio in rosso e in blu, sono gli acciai alto resistenziali, sono stati utilizzati
per la scocca, e ciò ha permesso di ridurre in modo sensibile il peso. Altre cose che posso farvi vedere sono lo spaccato della batteria, eccola qui, che pesa proprio come riprende appunto quella per esempio della Corolla Cross, e pesa meno rispetto alla vecchia CHR. L'unità di controllo, il complesso del motore elettrico e eccolo qua il sistema del motore elettrico posteriore che realizza poi la trazione integrale sull'ibrido più potente, che è esattamente questa macchina qui. E voi cosa ne pensate della nuova CHR? Fatemelo sapere come sempre qui sotto nei commenti, e al prossimo video!